sono gli ultimi istanti del prepartita. I giocatori si apprestano a uscire dal tunnel degli spogliatoi, i tifosi sono pronti, i giocatori sono pronti, amici, anche noi siamo pronti. Tutti in piedi sulle note di God Save the Queen. Adesso ascoltiamo l'inno della squadra avversaria. Queste dunque le scelte degli allenatori. Titi, hai già idea di chi si metterà in luce oggi, Luca? Adam Lallana può veramente dire la sua oggi. Sa puntare l'uomo, sa tenere palla e quando c'è bisogno torna anche indietro per difendere. È un giocatore che a me piace tantissimo e farebbe la felicità di qualsiasi allenatore. Buon giocatore, non c'è dubbio. Grande progressione sulla destra, ma i compagni non lo assistono. Blachikowski. Piszczek. Palla al centro. Mette fuori il pallone. Può concludere. Molto ambizioso, forse troppo, diciamoci la verità. Era difficile battere il portiere da quella distanza. Piszczek legge bene l'azione, blocca il pallone. Cerca spazio. Piszczek. Pallone in mezzo. La difesa fa il suo, allontana la palla. Cerca la fondo, palla al piede. Provano a partire in velocità. Kieran Gibbs. E se vi foste sintonizzati solo ora, tranquillizzatevi, la partita è ancora sullo 0-0. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Walcott. Occhio al lancio lungo. Intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Cerca ancora una palla profonda. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Bell'anticipo, pericolo sventato. Piszczek. Tenta la fondo sulla destra, buona la sua progressione. L'Inghilterra se l'è vista brutta qui, hanno rischiato moltissimo. Prova la giocata nello spazio. Cross di Blachikowski. Non si può dire certo che questo fosse un cross da manuale, anzi tutt'altro. Ecco un altro cross. Ecco qua.
Calcio d'angolo battuto corto. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. Attenzione all'arbitro che sa il cartellino. Giallo, è giallo. E la mette in porta. Nella ripresa del gioco potrebbero avere davvero un grande vantaggio psicologico dopo questo gol. E questa era davvero imparabile, un proiettile. Grande coordinazione e potenza, davvero un capolavoro. Cambiano la storia della partita con un gol davvero pesante. Gioca una palla lunga. Prova il filtrante. E arriva il fischio finale di questa prima frazione di gioco. Sono certo che saranno contenti della prestazione del primo tempo e del punteggio. Ora cercheranno di mantenere alto il ritmo per non dare agli avversari la possibilità di recuperare. 1-0 dopo il primo tempo. Si parte per la seconda frazione di gioco. Il vantaggio di 1-0 non dà nessuna certezza. Devono dimenticarsi il gol e continuare a fare il loro gioco, come se fossero ancora sullo 0-0. Cerca il secondo palo. E spinta della difesa. Ecco che la rimette in area. Allontana. Prova a tirare. Contropiede troppo lento. Ha lasciato alla difesa troppo tempo per sistemarsi. Alla fine è stato costretto a una conclusione affrettata. Cahill. Kieran Gibbs. Lallana. Ottimo intervento di copertura. E qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. C'è ancora un lancio lungo e profondo. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Incredibile come si siano salvati. Hanno rischiato davvero grosso. Prova la soluzione in profondità. In qualche modo sono riusciti a cavarsela. Palla in profondità. Riceve il passaggio. La mette dentro. Difficile arrivare su un traversone del genere. Occhio al lancio lungo. Ottimo intervento, ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Bacikowski allarga il gioco sulle fasce. Ancora un ottimo intervento difensivo. E il pallone finisce in rete. Vantaggio che comincia a essere molto comodo ora. Davanti alla porta, tutto solo, non poteva sbagliare. La difesa non può permettersi di lasciare tanta libertà a un giocatore come lui. Andava marcato stretto. E si riparte da un netto 2-0. Niente da fare, non passa. Poco tempo e poi potranno festeggiare l'accesso alla semifinale. Lungo passaggio in avanti. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. Intervento chiaramente falloso. Attenzione perché era ammonito e infatti c'è il secondo cartellino. Ma che ingenuità, che ingenuità. E i giocatori esprimono tutto il loro disappunto. L'arbitro però è irremovibile. C'è la verticalizzazione. Ecco il tiro. Un'ottima opportunità che poteva anche portare al gol.
ci è andato molto molto vicino, un tiro ottimo. Palla in profondità sulla fascia, può andare alla conclusione, tocco preciso, intercetta il passaggio, pericolo, c'è la palla lunga in avanti, c'è spazio per calciare. Zielinski, è tutto, l'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Siamo a meno due dal titolo, siamo in semifinale, una grande partita, una straordinaria vittoria. Spesso sfruttare bene le fasce laterali diventa una garanzia di efficacia nel modo di attaccare. Oggi l'hanno dimostrato, creando da quelle zone del campo le situazioni più pericolose.